introdurre il federalismo fiscale, almeno in Basilicata. Il federalismo fiscale noi l'abbiamo nel programma e lo vogliamo introdurre in tutte le regioni d'Italia. La Basilicata ha questo fortunato problema del petrolio che è stato mal gestito dalla sinistra. Sì, perché si sono fatti dare delle royalties ridicole. Sì, 3% invece in Africa. 3%, adesso siamo al 10%, benissimo. Allora, royalties più importanti, estrazione aumentata, le royalties vanno indirizzate non in spese correnti, ma in fatti che aumentino la qualità della vita dei lucani. Per esempio, infrastrutture, ferrovie, strade, un aeroporto per esempio e infine diverse cose da fare, soprattutto per chi ha perso il lavoro e per i giovani, che 4 giovani su 10 non ce l'hanno. Tutto quello che è la nostra, che è la nostra cultura, che fa parte della nostra civiltà. Noi siamo tutto quello che ci è venuto da chi ci ha preceduto e non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati. Per incentivare le assunzioni è necessario che il governo faccia politiche di sgravio fiscale per le aziende? Assolutamente, quello che noi promuoviamo, bisogna che le aziende siano incentivate a investire di più. Investendo di più si creano posti di lavoro. Ma dobbiamo dare alle aziende anche una particolare convenienza ad assumere. Cosa proponiamo noi? Che le aziende che assumono giovani dai 18 ai 34 anni non debbano pagare tasse e contributi sullo stipendio che danno a questi giovani. Tutto questo mi sembra la cosa più naturale da fare. I signori della sinistra e i signori dei 5 Stelle non hanno voluto nemmeno soffermarsi sulle nostre proposte e questo è un altro punto in più a dimostrazione della loro assoluta incapacità. Però ci sono i vostri alleati della Lega. E purtroppo però subiscono gli no dei 5 Stelle. Agli alleati della Lega noi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto mandiamo il nostro messaggio. Mandiateli a casa, tornate con noi, diamo vita a un nuovo governo del centrodestra, che è stato, che deve essere il futuro di questo paese.